tutti, benvenuti, eccoci qua di nuovo in diretta. Buon lunedì a tutti, buona settimana. Iniziamo una nuova settimana di Good Morning Milano. Oggi è lunedì 12 febbraio, sono le 12.30 in questo istante. Sempre qui in diretta con voi da Milano All News. Quest'oggi abbiamo un graditissimo ospite che ci porta a parlare di un tema che abbiamo dibattuto spesso, ma finalmente insomma ne parliamo con chi quasi 10 anni fa, pensate, ha avuto le prime idee di dire: ma si potrebbe fare una cosa un po', diciamo, un po' pazza forse per Milano, ma che poi in realtà non è neanche così folle. Beh, c'è chi vorrebbe riaprire i Navigli, e chi l'ha pensato 10 anni fa? Il nostro ospite, appunto, Roberto Biscardini. Buongiorno, Biscardini. Buongiorno, benvenuto. Allora, appunto, dicevo, 10 anni fa un'idea che, 10 anni fa sembrava abbastanza folle come idea, diciamocelo. Beh, diciamo che io allora insegnavo alla facoltà di architettura e l'idea è venuta anche un po' per caso, per la verità, perché con gli studenti stavamo studiando Garibaldi Repubblica, quello che adesso conosciamo come il quartiere dei grattacieli di Milano, e con gli studenti, guardando Melchiorre Gioia, analizzando Melchiorre Gioia, ci siamo posti il problema tra di noi: ma sapete che qui sotto passa ancora il Naviglio Martesana? E la domanda era: ma pensa come sarebbe bello il quartiere Garibaldi Repubblica se tirassimo fuori il Naviglio e lo rifacessimo a rivedere. Da lì è nata l'idea, perché poi è stato un corso universitario che è durato 2 anni, nel quale ci siamo posti la domanda: si può riaprire tutti i Navigli che sono stati chiusi, pochi lo sanno, tra il 1929 e gli anni 60, grosso modo, in quei 40 anni. 1929 e 60, quindi non stiamo parlando di chissà quanti milioni di anni fa, no, o chissà quali. Beh, anzi, addirittura anni 60 sono 50 anni. Infatti, 50 anni fa gli ultimi navigli venivano chiusi. Ah, ma io conosco delle persone che ottantenni, arzilli ottantenni, che si ricordano che andavano a fare il bagno nel Naviglio in Martesana. Quando si chiuse il Naviglio Martesana in via Melchiorre Gioia, il grattacielo Perelli, il grattacielo Garfa c'erano già. E quindi stiamo parlando di un'epoca abbastanza recente, diversa, ormai quasi 100 anni, o meglio 90 anni, l'inizio della chiusura della fossa interna. Okay. Diciamo quella che va sulla circolazione interna adesso, per intenderci. Sì, quella, se la facciamo seguendo il senso dell'acqua, per essere rigorosi, dobbiamo partire che è contromano rispetto alle auto che vanno adesso, che esattamente contromano rispetto alle auto. Era via Fatti Bene Fratelli, sì, via Senato, via Francesco Sforza, via Molino delle Armi, via De Amicis, poi Coppa della Basilica e Indarsia, cioè la Martesana, che per molti giovani milanesi sta nel parco della Martesana ma si ferma lì. Infatti, invece, una volta andava ad Adarsia. Infatti, quando ho fatto vedere il progetto, dicevo: ah, quando inizia da Cassino dei Pomi, ho detto: ah sì, dove inizia la Martesana? Invece sì, no, dove la Martesana va a finire sottoterra. Dove finisce la Martesana sottoterra. E poi andava in Darsena, e anche qui diamo qualche informazione geografica, sì, ma illuminante. Dobbiamo pensare che i Navigli attraversavano Milano, ma non sono milanesi, sono sostanzialmente lombardi. Sì. Perché stiamo parlando di riaprire 8 chilometri rispetto ai 140 chilometri di Navigli che in Lombardia esistono ancora. E questo Naviglio che noi apriremo a Milano, 8 chilometri, porta l'acqua che viene dalla Martesana, a sua volta quest'acqua viene dall'Adda, e a sua volta questa acqua viene dal lago di Como, dal ramo sì, di Lecco di Como. Quindi, diciamo, si deve ripristinare quell'itinerario che era navigabile, che dal lago di Como e di Lecco portava le merci in Milano e poi proseguiva dalla Darsena lungo il Naviglio Pavese fino al Ticino, al Po e volendo all'Adriatico. Quindi che itinerario è? A me piace chiamarlo oggi itinerario da Valchiavenna all'Adriatico, wow, a Venezia. Ecco. Si può andare in barca, barchetta, canoa, houseboat, batomusce. Ma facciamoci la domanda principale, che credo che tutti poi l'abbiano fatto. Sì. Va bene, li hanno chiusi, la città stava sviluppando in maniera pazzesca, un'esplosione, certo, negli anni, soprattutto appunto negli anni 50-60, poi quando sono chiusi gli ultimi, proprio c'era da chiudere tutto e correre ai ripari per sistemare, certo, questa città. Perché adesso invece riaprire questi Navigli? Perché?
La battuta potrebbe essere per la stessa ragione per cui furono stati chiusi. Siamo nel 29, dicevamo, furono chiusi in periodo prettamente fascista. L'ideologia e l'idea della Milano allora era l'idea di una città moderna, che non avesse più l'acqua, che veniva considerata una roba lenta contro l'idea che la modernità fosse la velocità. Era l'idea di chiudere i magazzini, che allora si chiamavano sciostre, che stavano tutto lungo la cerchia degli attuali navigli, cioè la cerchia dei navigli, in case molto povere, quelle che oggi non ci sono più. Lì c'è stata una grande trasformazione immobiliare, anche prima della guerra, negli anni 40, cioè tutta la cortina di case che sta a destra andando giù, se, sempre seguendo il senso dell'acqua, nella cerchia dei navigli, e so, le case belle di San Damiano, le case belle di Francesco Sforza e via di seguito. Ecco, allora era la modernità accompagnata dal concetto della velocità. Adesso potremmo dire è la modernità accompagnata al concetto magari anche di una città più lenta, di una città più gradevole, di un paesaggio urbano che non ha più bisogno di avere quelle macchine che sfrecciano a 100 all'ora lungo la cerchia dei Navigli. Siamo in una zona della città molto vicina al centro storico. Noi, quando facciamo vedere questo volantino che dice riapriamo i navigli in piccolo e in grande, c'è scritto Non rifacciamo Milano con Milano l'acqua. con l'acqua, vuol dire riorganizzare una Milano dove ci saranno molte zone pedonali nuove, ci sarà una riprogettazione necessaria della città con la riproposizione dei navigli, e vuol dire ricostruire un nuovo paesaggio che non è il paesaggio di oggi. Quando uno si spaventa e dice ah, ma eh sì, io stamattina mi sono alzato, ho fatto un conto che non vi dico, perché ieri Gillo Dorfles sul Sì, Corriere ok, della Sera, che ha 108 anni, 108 forse dovrei ascoltare, come si dice in questi casi. E anni, qualcosa da ha dire avrà. quasi 40 anni più di me, e ha detto che è stato veramente un errore chiudere i navigli, ha dichiarato questa cosa qua. Un grande architetto, l'architetto Noè, ma insomma, grande design della storia Ma che ha milanese. vissuto proprio momenti anche di chiusura Sì, di molti dei che navigli. viveva lì, in Corso Venezia, che Anzi, magari anche naturalmente. ben contento quando Sì, l'hanno chiuso a un sì. certo No, punto, no, no, no? no, no, No? lui non era All'epoca no, contento ok. e anzi dice fu un grande Ah, ok. errore che furono chiusi. Ecco, oggi mi sono posto il problema: quando io avrò l'età di Gillo Dorfles, ma non so se arrivo a 108 anni. Siamo grosso modo nel 2050, nel 2060. Allora, la città sarà completamente cambiata. Cioè, allora dobbiamo pensare ai Beh, ma navigli. città già è cambiata veramente. Sì, Basti pensare, non so, car sharing, bike sharing, cosa hanno cambiato completamente la mobilità negli ultimi 5-6 anni, fra qualcosa 10 anni di. non guideremo più la Altrimenti non macchina. si. Noi ci Non avremo più la preoccupiamo, macchina proprietaria, sarà un non avremo più servizio la che noi macchina. prenderemo da qualche No, parte. che chiameremo col Anziché telefonino arriverà la da macchina, sola. arriverà da sola e ritorna indietro da sola. Quindi quando uno mi dice ma come faccio ad andare in macchina sulla cerchia dei navigli Non ci se sarà voi mi fate i navigli? bisogno Ma non ci sarà di più bisogno di Ecco. avere. E forse è così da vedere appunto proiettato nel futuro questo progetto forse, quindi. Molto bello questo, cioè, perché è interessante. Noi abbiamo una pagina Facebook che si chiama come Sì, mi hanno voi. visto prima anche il sito, avete Sì, mi ha fatto abbiamo vedere. più di 20.000 like su Riaprire i Navigli, anzi vi invito di andare a vedere. Beh, la maggioranza di chi mette like pensa ai vecchi navigli, cioè voglio riavere la Milano con i vecchi navigli. Noi dobbiamo avere il coraggio di dirgli che avranno la Milano con la vecchia acqua, ma i navigli saranno moderni. Cioè noi dobbiamo guardare alle grandi città che stanno investendo sull'acqua. Parigi ha fatto il Canal San Martin, ha ripreso e riqualificato il Canal San Martin, Londra, il Camden, Berlino. Non ci sarebbe la Berlino moderna, quella che nasce dopo il muro, dopo la caduta del muro, se non avessero riscoperto tutti i canali e i fiumi che erano da quella parte lì. Cioè uno va al museo e deve attraversare il ponte del canale. Sì, ma Ecco, quindi. dentro l'Reichstag anche proprio c'è tutta una Sì, parte di ma acqua, anche città bellissimo. nuove, Seul ha riaperto un Insomma, fiume anche città addirittura. abbastanza trafficate, mi viene da dire, cioè, Seul, se parliamo di Beh, qualche Seul aveva. milione, di qualche decina di milioni di abitanti. Seul aveva un fiume, fu coperto da un'autostrada e sopra ci fecero un'autostrada ancora, come il canale, come il cavalcavia Serra. Sì. E hanno deciso di buttare giù quello che stava sopra, di
buttare giù l'autostrada e riaprire il fiume. E lo stesso sta facendo Madrid col Manzanar, cioè. L'idea di pensare all'acqua nelle città sta ritornando ad essere un tema mondiale, è un tema mondiale. Ecco, però insomma, adesso abbiamo fatto solo delle cose belle, cioè di far vedere perché dovremmo riaprirli. C'è qualcuno però che si oppone a questa apertura. Quali sono le opposizioni che, le vengono, che vi vengono mosse? Ah, una l'ho già detta, e ci togliete la possibilità di andare in macchina lungo la cerchia Allora dei navigatori. aggiungo io, stiamo parlando di zone dove ci sono in questo momento in atto ad esempio i lavori dell'M4. Certo. Vorrebbe dire appena chiudo i lavori dell'M4 riaprire tutto per fare i lavori nel Naviglio. Questo Beh, credo che molti oppositori portano questa. adesso chi va in automobile si lamenta perché i lavori dell'M4 ostacolano, come dire, la circolazione lungo quella cerchia interna della città. Un domani, probabilmente, se i lavori si faranno fra 5-6 anni, mi immagino questo grosso modo dovrebbe essere il periodo. A quel punto forse il quadro della città, come dicevamo prima, Già è già cambiato. cambiato. Peraltro io ho sostenuto una tesi, purtroppo la pubblica amministrazione non marcia con i tempi della storia, perché se avessimo fatto la riapertura dei navigli insieme ai lavori M4. dell'M4, il problema che stiamo ponendoci oggi Non c'era. non ci sarebbe stato. Poi ci sono quelli che dicono, andiamo alle cose più banali, ah, ma arrivano le zanzare, Ah, ecco. fantastico, cosa che non è assolutamente vero, cioè, a parte che se le A zanzare parte che sfido fossero, qualcuno a non vedere le zanzare a Milano già adesso, cioè a mi viene da parte che le dire, zanzare ci ci sono sono sempre ovunque, anche d'inverno, ma e non magari solo le dove ci ho qui in sono. studio ancora. E dove non ci sono solo i navigli, ci sono dappertutto. Ma anzi, paradossalmente, se l'acqua che corre Cambio sposta le scuola. zanzare, cioè le linee, le zanzare stanno dove l'acqua è tendenzialmente stagnante. Oppure, ma sono una schifezza, poi la gente ci butta dentro le biciclette, come è successo recentemente con il naviglio grande, e vabbè, questo è un problema di civiltà. Ma sono tutte osservazioni un po' strane perché secondo questa logica dovremmo chiudere i navigli che Già abbiamo ancora, esistente. già esistenti. E nessuno oggi non si permetterebbe di pensare che bisogna chiudere il naviglio grande o il naviglio pavese o addirittura cementare la Darsena. Qualcuno ci aveva pensato a fare un posteggio sulla Darsena, ricordiamo. Sotto però, sotto. Ah, su Ok. questo punto posso andare a fare un dibattito, Sì, nel va senso che io non bene. ero così contro al posteggio sotto Sotto. la Darsena, perché. Anche questi navigli qua, ecco, Che potrebbero essere attenzione, sfruttati. no, anche questi navigli qua richiederanno una riorganizzazione della città in cui, per esempio, il parcheggio sotterraneo diventa una cosa fondamentale. Ok. Se tu non vuoi togliere le macchine dalla città, devi togliere soprattutto le macchine che parcheggiano sempre, costantemente. Sono macchine di cittadini che non la usano mai la macchina, la lasciano sempre lì. Io stesso sono uno che usa poco la macchina, uso i mezzi pubblici, ma c'ho una macchina Posteggiata sotto parcheggiata casa. sotto casa. E non è così logico. Quando ci saranno le macchine a chiamata, senza più Allora, guidatore, salve. no, quelle sono obbligatorie, devono avere un parcheggio. Cioè tu la chiami, esce dal parcheggio. In Sì, sì, Giappone sì, si sta già sì, sì, sì. lavorando in questa direzione. La macchina, quando ha finito di portarti, deve ritornare Sì, in non pensate, non stiamo parcheggio. parlando di fantascienza, nel senso che stiamo No, parlando di cose che sono già in atto in questo certo. momento. Adesso la macchina completa guida autonoma arriverà fra qualche decina di anni forse, ma le Sì, semiautomatiche sono già praticamente sui la nostri macchina a mercati idrogeno, quasi, la macchina a quindi. idrogeno in Giappone, ma deve tornare lì perché deve fare l'alimentazione dell'energia elettrica. Sì, Quindi infatti, non puoi infatti. fare l'alimentazione di energia in mezzo alla strada. Tornare in giro col trolley come un tram, sai, questa macchina tram è un po' complicato. Ma insomma, diciamo che però la grande opposizione arriva da chi dice costerà uno sproposito questa manovra. Questa è la nota più dolente perché costa Perché paga poco. Biscardini? Sì, No, no, non per ma quello. no, ma sì, ma possiamo farcela anche noi. L'introduzione del mio libro si chiama è un invito ai milanesi di farsi un dono. Cioè, quasi di costruirselo loro, di pagarselo, facciamo una sottoscrizione popolare, un azionariato pubblico, un Come fu fatto per la crowdfunding. metropolitana 1, se non ricordo male, La una cosa del genere, no? Fu metropolitana fatto. 1 aveva a disposizione una legge che si può ripristinare anche in questo caso, che si chiamava contributi di miglioria specifica, Pensate. cioè vuol dire che l'hanno pagata in buona parte.
coloro che abitavano sopra la metropolitana. Okay. Cioè è stata fatta pagare con una sorta di tassa di scopo a coloro che oggettivamente hanno avuto una valorizzazione immobiliare. Cioè io che non abito sulla metropolitana, la mia casa vale come valeva prima, chi adesso ha la casa sulla metropolitana e va a venderla e va in un'agenzia immobiliare ti dice, beh, hai la casa sulla metropolitana, vale di più, vale di più. Quindi questo tema c'è. Ma torniamo al costo, cioè il costo costa allora, tantissimo la prima vita. Ecco, no, noi diciamo che costa relativamente poco, cioè costa 200 milioni le opere. Poi se ci mettiamo sopra le spese tecniche di progettazione, qualche imprevisto, qualche cosa, puoi arrivare al massimo a 400 milioni. 400 milioni. Compreso, questo lo dico perché i milanesi sono sensibili, compresa in questo costo dei 200 milioni circa 20 milioni per la sistemazione del Seveso, perché pochi sanno che purtroppo quando il Naviglio Martisana fu coperto, fu infilato nella Martisana sotto Melchiorre Gioia il corso del Seveso. Quindi noi a questo punto bisogna ritornare a risepararlo, perché sennò metteremmo l'acqua sporca del Seveso nell'acqua pulita della Martisana. Quindi, ecco, quindi ci sta in questo costo anche una sistemazione del Seveso che secondo me avrebbe benefici anche per evitare le esondazioni. Immagino. Cioè quindi è un progetto idraulico, non dimentichiamo che stiamo parlando, adesso ci ridiamo sopra, la prendiamo alla larga, ma è un progetto idraulico quello che stiamo discutendo. E quindi 200 milioni che sono grosso modo un chilometro e mezzo di metropolitana. La metropolitana 4, di cui nessuno si scandalizza, costa 1 miliardo e 800 milioni, per non parlare di Expo che è costata 2 miliardi e mezzo. Se non facevamo Expo ci facevamo 10 navigli come stiamo proponendo noi oggi, tanto per dare un ordine di grandezza. Quindi non costa molto, secondo noi può essere finanziato anche da interventi privati e su questo stiamo facendo come associazione una grande ricerca. Infatti se aprite la nostra pagina c'è scritto un investimento non un costo, perché nessuno si pone il problema che un'opera di questo genere può portare ricchezza. Può portare lavoro nel settore, per esempio, del turismo, può portare ricchezza nel settore della produzione di energia idroelettrica, può portare ricchezza nel settore, per esempio, di un grande progetto che stiamo studiando di pompe di calore, perché usano l'acqua del Naviglio per lo scarico dell'acqua delle pompe. Insomma, secondo noi stiamo facendo proprio una ricerca finanziata anche in parte da Fondazione Caripro per fare il bilancio costi-benefici. E infatti volevo capire appunto qual è poi il programma per voi adesso, cioè e poi costi-benefici, i costi di ricaduta invece sulla città durante le opere di costruzione, quanto dovrebbe durare e che tipo di disagio diciamo avrebbe la città? Ma il disagio è il disagio dei cantieri. Un'opera di questo genere è tutta, secondo noi, in 6 o 7 anni la fai, ma si può fare a lotti, come abbiamo detto prima. Prima, secondo me, noi insistiamo col comune che non ci sente del tutto. Noi non siamo per fare i pezzetti come il comune sta ventilando, cioè di aprire questi pezzi della villa, uno appunto in Francesco Sforza, uno al Parco della Vetra, eccetera. No, noi diciamo facciamo il primo lotto, si chiama Via Melchiorre Gioia, è il più semplice di tutti, si tratta di riscoprire quello che è stato coperto, l'acqua c'è già sotto, fino ai bastioni di Porta Nuova. E poi vediamo come affrontare l'altro lotto sostanzialmente. Il tutto ci potrebbe mettere 6-7 anni, ma non che tutta la città è chiusa insieme. Perché tagliamo proprio la città quale due, appunto. Dopodiché il programma dei lavori secondo noi implicherebbe questo. Adesso il comune sta andando avanti, ha iniziato a dare a MM l'incarico di incominciare a studiare dei progetti. Noi preferiamo fare cose fatte bene, siccome vogliamo che quest'opera non costi nulla o costi pochissimo ai milanesi, non deve incidere sui bilanci del comune. Questo, su qui c'è una diversità forte fra noi e il comune. Cioè quando Sara dice ho 150 milioni a disposizione, parto con quelli, noi diciamo no, parti con la ricerca che stiamo facendo e forse le troviamo da un'altra parte, anche quei 150 milioni, perché sono convinto che è un'opera sul quale alcune forze economiche potrebbero investire. Tipo? Beh,
Parlavamo prima dei parcheggi. Sì. Per esempio, la concessione per la realizzazione di un parcheggio il comune la fa pagare circa dai 3 ai 5 milioni. Ah. Se tu facessi 10 parcheggi lungo il percorso, un terzo, grosso modo, d'opera è pagato, perché fai ricadere quell'onere di concessione finalizzato alla realizzazione del... Ci sono mille altre modalità, è in corso questa ricerca. Cioè, l'idea in termini economici si chiama così, la roba è un po' complicata, ma insomma, siccome noi riteniamo che l'opera produca ricchezze, si tratta di individuarle e di capire come, questo è il termine tecnico, come si catturano queste ricchezze e si usano per la realizzazione dell'opera. È un concetto, Copenaghen, stiamo parlando di modelli, noi siamo... Dove siete andati a sbirciare per capire come fare meglio? Dobbiamo parlare con i grandi esperti, da questo punto di vista, con i grandi esperti di finanza internazionale. Poi immagino siete andati a vedervi poi altre opere fatte simili, no? Devo ammettere che questa idea nasce soprattutto da Parigi, dal Canal San Martino di Parigi, che tutti vanno a Parigi, ma pochi vanno lì. Oh, bellissimo, ho la fortuna di conoscere bene quella zona, di una bellezza è una zona che... Andate su, sopra Plaza della Repubblica, andate avanti, che a piedi fino ad arrivare alla Villette, è in una zona che in 20 anni si è riqualificata totalmente. Andate a vedere le case, i bar, i ristoranti, è una meraviglia. Cioè, e non è la movida un po' fastidiosa dei Navigli che conosciamo noi. Sì, ecco, una delle altre critiche che immagino smuovono spesso è, però dall'altra parte hanno gli spazi. Noi avremmo anche noi alcuni spazi che non li abbiamo valorizzati. Faccio un esempio, uno scandalo secondo me. Via della Marina, avete in mente dov'è? Cioè è la via che viene dai giardini pubblici, dalla Villa Reale praticamente, e va su via Senato. È quella via, è una larghissima via, piena di piante, piantumate, eccetera. Una grande opera costruita nell'Ottocento dal Piermarini, quello che aveva progettato la Scala, aveva progettato anche Via della Marina. Adesso vai lì ed è un parcheggio. Sì. Ecco. Mentre se noi facessimo il Naviglio in via Senato, pedonalizzando quella zona lì, avremmo la possibilità di andare dai giardini pubblici di via di Costa Venezia fino a via della Marina, fino a via Senato, e siamo nel quadrilatero della moda. Siamo in piazza della moda, cioè lì ormai. Allora, la vogliamo pensare come una città che si riqualifica per parti utilizzando l'opportunità della riapertura dei Navigli? Questa è l'idea. Cioè, attenzione, il messaggio è proprio questo: non dobbiamo solo riaprire i Navigli, dobbiamo riaprire i Navigli per cambiare e migliorare l'ambiente, il paesaggio, la qualità della vita nella nostra città. Questo è il messaggio. Allora, direi chiarissimo, abbiamo visto anche appunto tante immagini mentre parlavamo che hanno spiegato meglio appunto l'idea che avete voi dell'associazione Riaprire i Navigli, un'associazione che ormai appunto diciamo quasi 10 anni che state portando avanti questa idea, e che mi dice appunto 6-7 anni si spera di riuscire a realizzare. Mi auguro di sì. Sperate che sia questa la tempistica. Cioè, no? Io vorrei vederla insomma prima di... Prima della magalità di Dofles, diciamo così. Biscardini, io la ringrazio davvero tanto, sono contento di averla avuto qui ospite con noi, spero di averla presto, nel senso che insomma è un tema davvero interessante da affrontare da tanti punti di vista. E soprattutto da affrontare nella partecipazione con i cittadini. Ecco, bisogna informare i cittadini. Perché per ora è ancora un po' negli uffici. Allora, informiamoli, facciamo sì che i cittadini possano dire loro, sia a favore o contro le zanzare che siano, quindi proprio cercheremo di capire bene come appunto creare una nuova Milano, mi viene da dire, cioè veramente ridisegnare completamente il volto di Milano. Mi viene da pensare questo più... Possiamo dire una cosa? Sì. Cioè Milano si chiamava città d'acqua, perché ai tempi dei Romani aveva 3 fiumi e i Romani si mettevano lì come dei pazzi a collegare l'acqua dei fiumi e facevano i canali. La Vettabbia, per esempio, che tutti ricordano che è ancora lì aperta, si chiama Vettabilis, perché i Romani era il primo canale navigabile costruito a Milano ai tempi dei Romani.
Ecco, abbiamo perso questa memoria, contrariamente alle altre città europee che abbiamo citato prima, che quella memoria se la difendono, la perfezionano, l'allargano. No, giustamente, interessante come diceva prima, forse il motivo principale per aprire Navigli è lo stesso motivo per cui sono stati chiusi. Certo. Una città moderna non può dire di no a questo tipo, certo, di situazioni che portano appunto guadagno e ricchezza anche per la città. Recuperando la memoria, ma guardando al futuro. Davvero, Viscardini, la ringrazio davvero tanto. A presto allora, ci vediamo presto ancora a parlare di Navigli. Grazie mille a tutti voi che ci avete seguito. L'appuntamento come sempre domani ore 12.30 con Milano All News. Good Morning Milano, speciale periferie, focus periferie domani con la consulta Periferie Milano. L'informazione invece è per oggi pomeriggio, questa sera alle ore 18, sempre qua in diretta su Milano All News con il telegiornale della sera. Grazie mille, arrivederci, a presto. Grazie a voi.